Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. In attesa dell'arrivo di Benedetto XVI, che concluderà la settimana del 25° congresso eucaristico, con la presidente Casagrande proviamo a fare un primo bilancio dell'evento. Ho partecipato a molti dei momenti celebrativi e devo dire che la profondità del sentimento si coglieva in ogni momento di partecipazione, quindi sono portata a pensare che sia stato un momento di grande coralità e di grande intensità. Per quanto attiene all'organizzazione e a quello che gli enti hanno messo in campo, non possiamo che dirci soddisfatti. Dal punto di vista logistico, dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista dell'accoglienza e della grande risposta di tutti i comuni coinvolti, di tutte le diocesi coinvolte, a cominciare a un anno e mezzo fa, quando è cominciato il percorso reale con le prime mostre, a quello che si sta concludendo in ogni diocesi attraverso l'incontro con i giovani, attraverso l'incontro con la cittadinanza. Tra i vari appuntamenti previsti dal congresso, anche l'incontro tra la Chiesa e gli amministratori, dove la Presidente ha voluto esprimere il proprio pensiero sul tema dell'abolizione delle province. La Chiesa ultimamente è intervenuta molto anche sulla manovra. Perché ha chiesto agli amministratori sobrietà, ha chiesto agli amministratori un occhio di riguardo a chi ha più bisogno e ha chiesto soprattutto che a pagare non siano coloro che sono sempre in difficoltà o che comunque normalmente hanno dimostrato di adempiere i loro doveri. Io spero che non ci sia la rimessa, della democrazia e che ci sia invece una modalità di ricostruire la fiducia con i cittadini attraverso la riorganizzazione e la rivisitazione dei vari livelli istituzionali e non solo della provincia, anche se confermo, io sono tra quelli che sostiene che da anteporre a qualsiasi taglio di spesa sociale ci sia il taglio dei costi della politica. Grande adesione allo sciopero indetto dalla CGIL mercoledì 6 settembre per dire no ai contenuti della manovra economica in discussione al Parlamento. Al fianco delle migliaia di lavoratori che hanno incrociato le braccia, molti rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni, tra questi anche la presidente della provincia di Ancona, Patrizia Casagrande, che ha definito la mobilitazione un gesto di responsabilità verso la parte migliore del paese e ha ribadito l'idea che la crisi non può continuare a essere pagata dai soliti noti. Sicuramente è una piazza che ha dato conferma dell'adesione del mondo del lavoro, ma anche dei pensionati, dei cittadini più in generale, all'appello che la CGIL ha fatto di rispondere con lo sciopero generale, queste manifestazioni in tutta Italia, a una manovra che la CGIL ha giudicato fin dal primo momento, fin dalla manovra che era stata proposta a luglio, una manovra iniqua, inaccettabile socialmente e che aggraverebbe ulteriormente le condizioni di lavoro e di reddito delle famiglie di lavoratori e pensionati che già sono colpite in questi 3 anni dalla crisi in maniera pesante. Due progetti per dare un futuro alle donne vittime di violenza e sfruttamento. Sono Exit Entry 6 e Includendo 8, promossi dal Dipartimento Nazionale per le Pari Opportunità, a cui la provincia di Ancona ha aderito con un cofinanziamento di 20.000 euro. Tra le azioni previste, l'offerta di percorsi di uscita, accoglienza e ricostruzione dell'autonomia personale e la realizzazione di programmi di assistenza, inclusione sociale e integrazione lavorativa, con la ricerca di alloggi e la preparazione di programmi di formazione finalizzati all'inserimento professionale. Pur in un quadro di difficoltà del bilancio, continua l'impegno della provincia a sostenere progetti che guardano alle situazioni di particolare difficoltà e di degrado sociale. Oltre alla partecipazione delle istituzioni, abbiamo anche la partecipazione di una rete di associazioni, soprattutto On the Road e Free Woman, che coprono i territori, soprattutto le Marche, Marche Nord e Marche Sud, per attuare questi interventi che fino ad oggi hanno dato risultati molto positivi. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona giornata!